tutti al voto, presto al voto. Sì, io sono qui per dare manforte a questa iniziativa del partito, che è un'iniziativa importantissima perché occorre veramente ridare dignità alla provincia di Crotone. La provincia è retta da un presidente facente funzione da ottobre 2019. È giusto che si ridia la dignità consentendo di ritornare al voto nel più breve tempo possibile. Eppure è vero che c'è un problema di sicurezza, di pandemia, c'è una indicazione del governo per lo stato d'emergenza fino al 31 marzo, anche le elezioni regionali, come sapete, sono state spostate l'11 aprile per questo motivo. Però le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello, non comportano il coinvolgimento della cittadinanza, come sapete, ma soltanto dei consiglieri comunali, dei consiglieri provinciali della provincia di Crotone, per cui non comporta un rischio elevatissimo, per cui sarebbe opportuno assolutamente, ed è quello che oggi Fratelli d'Italia vuole dire con questa manifestazione sia al prefetto che agli stessi esponenti della provincia, che è opportuno andare a votare nel più breve tempo possibile. Ci sono altre province della nostra regione che vanno al voto nei prossimi giorni, per cui non si capisce perché Crotone non possa fare la stessa cosa, visto che in provincia di Cosenza la provincia di Cosenza vota il 6 febbraio, il 7 febbraio, quindi da qui a pochi giorni non si capisce perché la provincia di Crotone non lo possa fare, avendo pure una situazione di democrazia sospesa, come dire, con un presidente facente funzione, senza nulla togliere e rispettando la figura di ciascuno e il ruolo che ciascuno ha nella provincia, però è giusto e corretto che si vada a esprimere il voto democratico così come previsto dalle norme di secondo livello, quindi da parte dei consiglieri, nel più breve tempo possibile. E questa mi sembra una manifestazione dignitosa, pulita e tranquilla come Fratelli d'Italia è abituata a fare.